Benvenuti, continuiamo il nostro viaggio nel pianeta della chitarra classica con un appuntamento oggi dedicato alle esibizioni. Siamo sempre in compagnia di uno dei massimi esponenti del settore che fa da filo conduttore a questa serie di trasmissioni dedicata a questo strumento musicale. Gli diamo il benvenuto Cesare Gualazzini, ben trovato. Grazie. Illustre avvocato del Foro Cremonese con una grande passione per la liuteria che l'ha portato nel corso degli anni a costruire diversi strumenti con obiettivi importanti e per questo ha ricevuto anche dei riconoscimenti. Oggi dunque dicevamo puntata dedicata alle esibizioni e infatti sono qui con noi sul nostro palco alcuni dei musicisti migliori e più importanti delle loro rispettive generazioni che andiamo a conoscere. Alcuni sono già presenti, altri li conosceremo dopo. Diamo il benvenuto a Luca Lucini. Buongiorno. Di Salò, quindi siamo sul Lago di Garda, chitarrista di grande fama ed esperienza. Ha cominciato fin da piccolo, da giovane, a studiare chitarra. Possiamo chiedere com'è nata questa passione? Ma sì, diciamo che mi regalarono, come capita spesso per tutti quelli che intraprendono lo studio di uno strumento, mi regalarono per una festività una chitarra giocattolo e io ovviamente iniziai a strimpellarla così con la radio come accompagnamento, così cercavo di andare dietro alle canzoni. Poi i miei genitori, vedendo questa passione, mi hanno iniziato a farmi fare delle lezioni con un insegnante e via dicendo. Dopo è venuto tutto da sé la passione. E questo ti ha portato anche a girare non soltanto l'Italia, ma possiamo dire l'Europa e anche oltre. Insomma, le esibizioni e i concerti sono in giro per il mondo, ha vinto anche diversi concorsi e suona sia come solista sia in formazioni cameristiche. A questo proposito fra poco scopriremo qualcosa. Infatti, continuiamo con le presentazioni perché la chitarra non suonerà da sola. Sarà accompagnata per la prima esibizione da Sara Rulli, benvenuta. Salve, buonasera. Flautista di Lanciano, anche lei ha studiato sia in Italia sia all'estero e anche per te com'è nata la passione? Anche per me, in seguito a un regalo fatto da uno zio che appunto a 9 anni mi regalò un flauto dolce e quindi iniziai a suonare così un po' ad orecchio e poi dopo decisero i miei genitori di portarmi a lezione alla scuola di musica e lì poi ho iniziato con il flauto traverso, che è, diciamo, lo strumento più suonato rispetto al flauto dolce. Noi sentiremo tra poco suonare una chitarra Gualazzini, giusto? Lo scopo della trasmissione, oltre a quello di far sentire ai telespettatori dei concertisti di livello eccellente, è anche dimostrativo. La chitarra classica per molti anni ha sofferto di una condizione di minorità. Si riteneva che, data la debole potenza di emissione, non potesse essere suonata che in ambienti piccoli, oppure potesse anche essere suonata con altri strumenti, dovendo peraltro essere amplificata. È un po' una situazione paradossale, come quella di un cantante lirico che canta insieme agli altri cantanti, ma mentre tutti gli altri cantano con voce naturale, lui è costretto a cantare nel microfono, anche se canta bene. E questa situazione aveva relegato la chitarra classica in un ruolo di serie B. Se non che le nuove tecniche esecutive, le nuove tecniche costruttive, soprattutto i nuovi materiali impiegati per le corde, hanno consentito di superare ampiamente questo handicap, per cui la chitarra classica non ha più nessun problema e può suonare alla pari con altri strumenti anche dotati di forte emissione sonora. La trasmissione di oggi dimostrerà che la chitarra classica può reggere tranquillamente il confronto con strumenti appunto di forte emissione sonora, quali sono il flauto traverso e il bandoneon, di cui parleremo in un secondo tempo. Quindi vi lascio, vi auguro buon ascolto. E spero che conveniate con me sul fatto che la chitarra è entrata a pieno titolo nel rango degli strumenti di serie A e non deve più avere complessi nei confronti di nessun altro strumento. Cosa andiamo ad ascoltare? Andiamo ad ascoltare Piazzolla. Voi sapete che Piazzolla era un grandissimo bandoneonista, però era anche un grandissimo compositore e tante opere le ha dedicate alla chitarra,
anche chitarra, anche dei brani per chitarra sola. Thank you.
Grazie a Luca e a Sara. Ora c'è un altro ospite sul nostro palco che andiamo a conoscere e a presentare, che è Mario Stefano Pietrodarchi, musicista abruzzese, anche lui di grande fama, grande talento, ha vinto diversi concorsi. Lo possiamo definire campione del mondo, possiamo usare questo termine? Ci riferiamo naturalmente a un premio vinto. Nel 2001 ho vinto uno dei concorsi più importanti al mondo in qualità di fisarmonicista. E non di bandoneonista, perché poi la passione per il bandoneon è nata successivamente, grazie soprattutto ad Astor Piazzolla, questo fantastico bandoneonista e compositore che ha scritto i più grandi capolavori per bandoneon. E quindi, grazie all'amore per la sua musica, mi sono avvicinato al bandoneon. È uno strumento abbastanza raro anche in Italia, perché è uno strumento che viene associato soprattutto all'Argentina, grazie a Piazzolla, grazie al tango, ma c'è da dire che nasce in Germania. E Erich Band, che poi prende il nome bandoneon, inventa questo strumento appena dopo 1860. Adesso dunque ascolteremo una vostra esibizione. Che cosa ci presentate? Il primo brano è un brano ancora di Piazzolla, al titolo di Ausencias, che in italiano vuol significare le assenze. Prego. Grazie. Ora ascoltiamo subito un altro brano.
Questo era Canaro en Paris, scritto da Scarpino Caldarella. È un brano scritto nel linguaggio tipico del tango della vecchia scuola, diciamo. Il maestro forse ci può illuminare. No, della vecchia guardia, soprattutto perché tantissimi compositori, ma anche Piazzolla, prima di essere riconosciuto a Buenos Aires, dove erano molto legati a questa musica tradizionale, al tango tradizionale, tutti si erano trasferiti, chi a Parigi, chi a New York, perché per essere riconosciuti all'interno di questa nazione così complicata per questo linguaggio, per questa musica così appartenente, radicata alla propria tradizione, bisognava essere riconosciuti prima al di fuori di quello che era l'Argentina, di quello che era Buenos Aires. Canaro, Francisco Canaro, che è dedicato questo brano, il brano è proprio Canaro en Paris, perché era tipico di tantissimi musicisti legati a questo linguaggio del tango, andare via, andare lontano, per poi tornare, tra virgolette, vincitori ed essere riconosciuti nella propria terra, nella propria patria. Ora invece andremo ad ascoltare un brano che probabilmente molti riconosceranno. Thank you.
Complimenti, possiamo svelare di che brano si tratta? Si tratta della colonna sonora del film Il Postino, scritta da Luis Bacalov. E con questo brano Luis Bacalov vinse anche l'Oscar. E ovviamente questo brano rappresenta un po' l'italianità, perché comunque è un film dove vedeva protagonista il grande Massimo Troisi. Tra l'altro Troisi finì di fare le riprese del film, non riuscì neanche a vedere il film perché poco dopo scomparve. E quindi a me e a Mario, quando siamo a fare i concerti, concludiamo quasi sempre con questo brano, perché il tango, tra parentesi la C, quindi è il tano, che sarebbe il diminutivo di napoletano, ma comunque era il nome con cui veniva chiamato l'emigrante italiano quando arrivava nelle Americhe, diciamo, in America. E vogliamo sempre concludere con questo brano proprio per tornare, come dire, in patria idealmente, e per fare palesare la nostra nazionalità, le nostre origini, che è bellissimo con un brano così speciale come questo, scritto da un compositore che è Luis Bacalov, che ha fatto il procedimento contrario, invece che lui è argentino, però è venuto in Italia e sta tuttora in Italia. Ora invece sul palco con noi resta solamente Luca Lucini. Sentiamo cosa ci propone. Thank you.
Grazie davvero Luca, complimenti. Cosa grazie. Abbiamo ascoltato? Abbiamo ascoltato Recuerdos de la Alhambra di Francisco Tárrega, che è un compositore spagnolo vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, basato appunto su questa ripetizione delle corde attraverso l'utilizzo di angolare medio indice e l'alternanza al basso a questa ripetizione, che si chiama questa tecnica tremolo. E è uno dei brani più celebri per chitarra, un brano molto romantico e evocativo, diciamo. Ecco. Abbiamo una curiosità a cui dobbiamo trovare risposta, ossia come si sono conosciuti Cesare Gualazzini e Luca Lucini. La risposta è presto data. Luca Lucini, che è un chitarrista di livello stratosferico, come avete potuto constatare, è stato allievo, tra gli altri, del maestro Giovanni Puddu, grandissimo concertista e mio carissimo amico. Quindi ho conosciuto lui, come altri concertisti di livello molto elevato, tramite l'amico comune, nel caso suo anche maestro, Giovanni Puddu. L'ho conosciuto a Cremona e poi naturalmente il rapporto di amicizia, anzi la conoscenza si è tramutata in amicizia, e ho avuto l'onore di avere Luca Lucini come presentatore, dimostratore dei miei strumenti che ha suonato in più di un'occasione pubblica e che quindi ulteriormente ringrazio. Grazie, per me è stato un onore. Siamo arrivati al momento dei saluti, come sempre grazie a Cesare Gualazzini, avvocato e liutaio, grazie davvero. Grazie ai musicisti che sono stati con noi, grazie a Luca Lucini, chitarrista. Grazie a voi. Grazie a Mario Stefano Pietro d'Archi. Grazie. Grazie a Sara Rulli, flautista, grazie. E adesso può partire il brano, l'ultimo brano che ci farà da accompagnamento, da sigla finale. Contemporaneamente partiranno anche i titoli relativi a tutte le informazioni che magari desiderate sapere, domande, richieste, informazioni. Potete fare riferimento a quello che partirà fra poco in sovraimpressione. Grazie, grazie a tutti, arrivederci.